Ciao ragazze, ed eccomi tornata con un nuovo video e oggi preparerò con voi un delizioso gelato fatto in casa con solamente due ingredienti, diciamo così, questi sono i due ingredienti di base e il gusto va a scelta, ma la base è questa e da questa base potete... Dai, guardiamo un video che è meglio. Ragazzi, ho qui i due contenitori che userò per dividere i gusti. Come vi ho detto, questi sono i due ingredienti, il latte condensato e la panna da montare, una ciotola e lo sbattitore. Allora ragazzi, inizio a preparare il nostro gelato. Ho messo una fascetta in testa, messa malissimo, non guardate ragazzi, era solo per fare un po' di scena, ma a quanto pare sono un po' ridicola. Allora iniziamo con la ciotola, ovvio. Ma adesso vado a mettere la panna. Voilà. Allora iniziamo con la media velocità e man mano acceleriamo. Allora ragazzi, ci vuole un attimino di pazienza. Allora ragazzi, intanto ho finito di montare la panna, Antonella è lì che sta grattugiando del il cioccolato per fare la stracciatella. E poi useremo anche un altro tipo di cioccolato per fare al gusto cioccolato. Allora, apro il latte condensato, molto semplice da aprire, non c'è segreto. Guardate la consistenza ragazzi, molto cremoso è venuto dopo che ho aggiunto il latte condensato e ora vado a... buonissimo! Sì, così è già buono ragazzi, immaginate quando è fresco, bello gelato. Fresco, bello gelato. Per quest'altro gusto faremo il cioccolato, quindi serve il Nesquik e il cacao. Pizzico di cioccolato ragazzi non fa mai male, però mangiate con cautela. Pronto il mio gelato al cioccolato, altre 4 ore nel freezer. E voilà! E chi l'avrebbe mai detto ragazze, in questo momento delicato faremo il gelato con i biscotti Oreo. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't. Altro Oreo. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Gelato fatto al gusto di Oreo, le altre 4 ore nel freezer. Allora ragazzi, abbiamo finito di fare il gelato, tre gusti abbiamo fatto, spero che sia buono, credo proprio che sarà buonissimo. Ci vediamo tra qualche ora e così mangeremo insieme, vi faccio sapere se è buono o no.
E nulla. E nel frattempo, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un pollicione in su, commentate su questo video, raccontatemi anche se voi fate del gelato in casa, lasciatemi anche le vostre ricette e fatemi sapere anche a che gusto di gelato vi piace. Voi non immaginate il casino che c'è in questa cucina, perché dietro alle quinte è la parte migliore. Comunque il gelato è tanta roba, ragazzi. Davvero. Provate a farlo, perché davvero non comprerete più il gelato. Davvero buono. Com'è il gelato, Veronica? Buonissimo, ragazzi. Ciao.